È quasi pronta la nuova rotatoria a Calcinelli di Colli al Metauro. L'opera, fortemente voluta dai cittadini e dagli automobilisti, ha il compito di snellire l'ingresso e l'uscita dalla superstrada, facendo defluire meglio il traffico per le vie del paese. Se da una parte la rotonda realizzata sia dalla provincia che dal comune è piaciuta ed è rimasta utile, altri già puntano il dito sulla sua progettazione, su come si poteva fare di meglio o sullo stato del manto stradale. A placare le polemiche è il sindaco di Colli al Metauro, Andrea Giuliani, che rassicura tutti sullo stato di avanzamento e sulla conclusione dei lavori. Sì, la rotatoria è sicuramente un'opera pubblica tra le più attese del nostro comune. Ha avuto una vicissitudine abbastanza complicata e travagliata negli ultimi anni, però certamente oggi vediamo il traguardo. Ovviamente ancora la rotatoria è in fase di esecuzione, quindi i lavori sono ancora in corso e necessiteranno almeno un altro un mese e mezzo, anche due forse, di lavori per portarla a termine nella completezza del progetto. Con questo intervento, aggiunge invece l'assessore ai lavori pubblici Pietro Briganti, è cambiato l'accesso in alcune vie. Abbiamo deciso di realizzare un senso unico in via Venezia e oltre al senso unico ci sarà la possibilità di realizzare un percorso pedonale sul lato sud di questa strada che verrà evidenziato attraverso un rifacimento di quello che è il manto stradale. Da qui ci saranno anche tutta una serie di inserimenti di quelli che possono essere dei divieti, a partire da via Pisa, che non avrà più l'accesso in via Venezia, e anche via Firenze, che verrà invece lasciata col doppio senso di circolazione. E a seguito anche di queste modifiche che porteremo in via Venezia, sicuramente ci sarà un miglior afflusso, quello che è il semaforo centrale, quindi un miglior snellimento di quello che è la viabilità. Ma sono anche altri gli interventi, come l'asfaltatura del tratto di via Ponte Metauro, un'illuminazione a LED e la realizzazione di un nuovo marciapiede. Verranno realizzate, hanno già addirittura appaltato i lavori, un doppio marciapiede dal lato, quindi sia ovest che est della rotatoria, a scendere in direzione di Montemaggiore, marciapiedi dell'ampiezza di 1,50 m ciascuno che oltrepasseranno quello che è il cavalcavia della superstrada. E a ciò si aggiunge un ulteriore intervento di realizzazione di marciapiedi nella parte nord, praticamente la rotatoria, solo sul lato sinistro, verso il lato Fossombrone, lato ovest, ad opere e a spesa del nostro comune. E certo che ci sono tre criticità nel corso della giornata, più che altro durante l'orario di uscita dalle fabbriche da parte dei lavoratori, che determinano un maggior afflusso di vetture. Però abbiamo constatato che in primis la problematica principale, cioè la formazione di code sino all'interno della superstrada, non si sta più formando.